Elio Torrieri, finalmente una mostra personale a Palazzo Botton, dove comunque hai già esposto, ma questa mostra personale diciamo che nasce dalla voglia di, insomma, vedere quanti amici hai, possiamo dirlo? Sì, infatti è un po' particolare quello che sto per dire. È iniziato questo desiderio quando nel giugno dell'altro anno, del 2014, ho avuto un infarto mortale e quindi mi sono trovato proprio ad abbandonare tutti, però si vede che qualcuno vuole che io rimanga ancora in vita. E allora ho desiderato di fare una mostra, partendo da Castellammonte, dove io artista vado a vedere lo studio di un altro artista, in questo caso il mio studio. Cosa faccio? Vado in questo studio, scelgo delle opere, in questo caso non sono più artista, sono un curatore. Scelgo delle opere che abbiano un certo senso, che possa raccontare un periodo, perché io lavoro in un modo particolare, in parole povere, non produco sempre lo stesso soggetto. Qualcuno ha detto non faccio quadri stanchi. E allora ogni periodo ha una sua voce, è come uno scrittore che scrive un romanzo, ogni libro è diverso dall'altro libro. Quindi sono entrato in questo studio, ho visto delle opere che mi interessavano da mettere insieme, ho chiesto all'assessore della cultura di Castellammonte, Nella Faletti, se mi poteva materializzare questo desiderio. Lei subito sì, con grande gioia, e sono venuto a Palazzo Botton, nella calma totale, da solo, ho cominciato a montare i quadri che avevo scelto nello studio e adesso sarò il terzo personaggio, ma questo è tutto vero, cioè quello che viene a osservare, come tutti vanno a osservare, perché il pittore quando dipinge, a meno che non lo fa perché gli interessa la materia e basta, quando dipinge poche volte si accorge di cosa sta facendo. È il tempo che glielo fa vedere. Meglio ancora, glielo fanno vedere gli osservatori, cioè il collezionista, il critico, l'amatore d'arte, no? Che va a vedere una mostra. Ecco, in questo caso ho voluto prendere anche quei panni e ho cominciato a girare nelle stanze come osservatore e mi sono meravigliato da solo perché ho detto, guarda, c'è una forza che io prima nell'insieme non lo vedevo. Alla fine di questa mostra ci rincontriamo, potrai fare anche la quarta figura, quello del critico? Forse qui mi è difficile. No, perché critico no, perché c'è un racconto molto veloce. Aspettavo una persona molto bella che veniva da Siena allo studio e mi ero preparata anche un discorso per illustrare quello che avevo fatto e che volevo fare. Nell'entrare questa persona nello studio si avvicinò vicino a un quadro, io ero pronto a dire qualsiasi cosa di quel quadro, ma questa signora mi ha stupito perché ha cominciato a raccontare qualcosa, a descrivere il quadro in un modo che ho detto io, ma momento, quello che sta dicendo lei è più bello di quello che sto pensando io. E tant'è vero che ho sposato questa filosofia adesso, forse un po' tardi, di lasciare agli altri lo spazio di osservazione, perché ognuno di noi, in base alla propria esperienza, in base alla propria cultura, filtra ciò che vede. E quindi è buono. Se poi c'è una domanda, posso rispondere, però la mia risposta non è la verità. La mia risposta è quello che sono io. Quindi largo alla propria espressione, è una libertà che rispetto. Palazzo Botton finalmente ospita una mostra di un castellamontese d'adozione doc come è Elio Torrieri. Elio Torrieri è già stato a Castellammonte diverse volte, al Martinetti, anche all'interno di Palazzo Botton durante la mostra, ma mai con una sua personale. Il momento della vita gli ha fatto capire quant'era importante presentare ai cittadini di Castellammonte e quindi a tutti quelli che già lo conoscono per la sua fama, non solo come pittore ma anche come insegnante,
presso il liceo artistico di Castellamonte, di presentare quello che era un percorso di vita, e quindi io sono stata onorata e felice di poterlo ospitare qui a Palazzo Botton. Anche perché Torrieri ormai possiamo dire è un castellamontese e le sue opere comunque danno lustro anche alla città. Certo, non solo, ma il fatto che lui si sia mosso attraverso dei grandi galleristi importanti, tra i quali anche da Trino, che gli ha aperto le porte nei ponti più difficili e più lontani da Russia, dove, dagli Stati Uniti, dove lui ha potuto portare le sue opere. Ma io sono molto onorata, perché io dico che quando l'uomo di Castellamonte viaggia è un piacere per tutti quanti, quindi quando i nostri artisti riescono a sfondare, è un onore per tutti.